Nelle ultime ore è stata riportata nelle pagine cronaca la morte di un nome tristemente famoso alla fine degli anni Ottanta, quello Ferdinando Carretta, l'uomo che sterminò la sua famiglia. Era stato rilasciato qualche anno fa dopo anni di detenzione in una struttura psichiatrica. Il caso Carretta e il triplice a Parma nel 1989 il suo nome non sarà nuovo a chi seguiva in quegli anni le cosiddette case Carretta. Il suo manager, l'allora 27enne Ferdinando Carretta, uccise i suoi genitori e il fratello minore il 4 agosto 1989. Sparò loro con una semiautomatica, poi nascose i loro corpi nel bagno. Successivamente si è sbarazzato dei corpi, lasciandoli nella discarica Viarolo, nel comune di Trecasali in provincia Parma. Sebbene in seguito abbia indicato la posizione dei corpi, non sono mai stati trovati. ANSA Foto depoca la ricerca dei cadaveri nella discarica indicata da Carretta L8 agosto, dopo aver incassato assegni per 6 milioni lire falsificando le firme del padre e del fratello, depistò le indagini guidando il camper di famiglia nei pressi Milano voleva far credere che la famiglia si fosse allontanata volontariamente. Il latitante in Inghilterra, l'arresto e la condanna dopo il parricidio e le false piste, Ferdinando Carretta fuggì in Inghilterra, dove condusse per anni una vita anonima tra lavori di basso livello. Nel frattempo le indagini sono proseguite in Italia e del caso si è occupata anche chi l'ha visto? Il 21 novembre 1998, 9 anni dopo i fatti, viene fermato per un controllo dalla polizia londinese. Un agente si è ricordato il suo nome e lo ha denunciato all'Interpol. In una successiva intervista al programma poi condotto da Marcella De Palma, ha confessato tutto. Ferdinando Carretta trovato a Forlì. Il cerchio si chiude con la notizia riportata il 1 giugno 2023. Ferdinando Carretta è stato trovato nella sua abitazione di Forlì, dove era rimasto a vivere e aveva acquistato una casa dopo la sua completa liberazione nel 2015. Abitava in un quartiere, quello di Ronco, fortemente colpito dalle alluvioni dei giorni scorsi. A lanciare l'allarme è stato un vicino di casa e il decesso risale a pochi giorni fa.